Salve a tutti, io sono Enzo di Family Review. Oggi faremo un confronto tra questi due dispositivi per il monitoraggio della qualità dell'aria. Se vi siete persi la recensione dei singoli strumenti, vi lascio qui in alto il link per andarla a vedere e anche alla fine di questo video. Stiamo parlando di un confronto tra il Temtop LKC 1000S Plus e il JSM 131 SC. Questo confronto sulla carta non avrebbe senso, in quanto il dispositivo Temtop ha un prezzo di circa 160-170 euro, mentre il JSM stiamo circa sui 30 euro, 30-35 euro. Ovviamente questi prodotti sono stati in offerta sul nostro canale Telegram. Se non siete iscritti, nella descrizione di questo video trovate il link per potervi iscrivere e trovate anche il link per acquistare questi due prodotti. Premetto che il JSM 131 SC parte svantaggiato in quanto non ha la possibilità di misurare i particolati, ma oggi faremo un test dettagliato sull'HCHO e il totale dei VOC. Adesso faremo un piccolo test pratico e vedremo questi strumenti che valore ci daranno. Come di consueto vi chiedo di lasciarmi un like e se vi va iscrivetevi al canale, a voi non costa nulla, ma a me dà la forza di andare avanti e di portarvi su questo canale contenuti sempre nuovi e gratuiti. Come potete vedere dalle immagini, il modello JSM 131 SC esprime un valore in millesimi, mentre il Temtop LKC 1000S Plus si ferma solamente alla cifra dei centesimi. In questo caso leggiamo un valore per la formaldeide di 0,077 mg a metro cubo, mentre sul Temtop 0,09. Abbiamo un'oscillazione di circa 0,013 mg a metro cubo, una differenza talmente lieve che può essere tranquillamente trascurata. Passiamo poi al totale dei VOC. Lo strumento JSM 131 SC dichiara un valore di 0,474 microgrammi a metro cubo, mentre il Temtop 0,48 mg a metro cubo. Qui va fatta una precisazione. Secondo il mio punto di vista, ho fatto vari test, mi sono reso conto che sullo strumento JSM 131 SC hanno sbagliato letteralmente la scala, in quanto non sono microgrammi a metro cubo, ma sono milligrammi a metro cubo. Come possiamo vedere in questo caso, il valore di differenza è veramente minimo. In conclusione direi che questo strumento economico fa veramente molto bene il suo lavoro, fatta eccezione ovviamente per la scala che a mio avviso è sbagliata, in quanto non sono microgrammi ma sono milligrammi, come avete potuto vedere il confronto con lo strumento professionale. La tolleranza è veramente minima. Un aspetto da non sottovalutare per chi voglia monitorare la qualità dell'aria è anche l'anidride carbonica, che in questo caso sullo strumento economico è presente, mentre sullo strumento professionale non è presente. Per averla sul Temtop bisognerebbe prendere il modello 2000. Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete delle domande, scrivete pure nei commenti. Sarò a vostra disposizione. Grazie e al prossimo video. Ciao!